Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Perché questo video? Che cosa devo dirvi? Non mi aspettavo di non pubblicare un video per un mese intero, di non portare contenuti sul canale, di non dirvi più niente. Semplicemente la voglia di registrare video non c'era, il tempo non c'era, di passare, di editare sul computer i video neanche. Quindi la voglia se n'era un po' andata e il tempo scarseggiava. Riprendere a registrare un video vlog che più avanti troverete sul canale, anche quello è stato difficile perché non mi sentivo a mio agio, anzi ero quasi costretta. E dagli ultimi video, anche da qualche video vlog, si vedeva che non mi andava tanto di registrare, lo facevo a volte proprio perché dovevo pubblicare quel video ed ero quasi obbligata. Non vedevo l'ora di registrare questo video perché avevo voglia di parlare con voi, di parlarvi soprattutto di questo discorso. E perché il titolo Ricominciamo sta a significare che adesso non ci saranno più orari, giorni in cui dovrò caricare video, sarà una cosa molto libera, non sarò obbligata a postare sempre gli stessi video, quindi non saranno più i soliti video standard. Ovviamente il mio canale è improntato sui video vlog, dove io mi mostro la mia routine, cosa faccio, quando mangio, dove vado, quanto studio, cosa studio. Quello ovviamente, certo, sempre ci sarà. Però volevo dare una svolta al canale, quindi vi ripeto, vi chiedo scusa. Non me l'aspettavo di non caricare nessun video in questo periodo, infatti stavo riflettendo molto, sto editando altri due video che dovrò caricare, quindi io spero che verrà una cosa carina. Dovrò avere più tempo, più spazio a disposizione adesso che è anche iniziata la scuola e ci stanno tantissime cose da fare. E incastrare tutto quello che devo fare, specialmente YouTube che richiede tantissimo tempo, è veramente difficile. Tra me e YouTube, tra me e voi, dovrà essere un rapporto più libero e senza tanti problemi. E quindi quando ho un video pronto, quando posso registrarlo volentieri, io lo carico subito. Molte volte quando registravo dei video vlog, adesso perché lo noto solo io, però video del passato che sono rimasti sul canale, si vedono proprio che sono forzati, che dovevo dire per forza le cose, che ogni giorno vi dovevo far vedere la routine, proprio perché ero obbligata e perché vi avevo promesso quel video a settimana, quei due video a settimana, che dovevo far vedere per forza che stavo facendo e prendere il telefono e registrare quello che mangi, quello che fai. Cioè, era diventata una cosa pesantissima. Devo gestire un attimo questa cosa perché io amo fare video su YouTube, mi piace tantissimo mostrare quello che faccio. L'unico sforzo che dovrò fare è trovare più tempo, più spazio per questa cosa che mi piace fare tantissimo. L'impegno lo dovrò mettere io principalmente perché sono io quella che registra i video e sono anche da sola nell'editare, nel montare, quindi è veramente un po' difficile, un po' problematica come cosa. Non vi sto più a promettere cose, non faccio più promesse di video o cose future, video futuri. Quindi ragazzi, mi raccomando, noi ci vediamo al prossimo video vlog, speriamo che sia un video vlog, so che vi piacciono tantissimo, vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, seguitemi su Insta.